Presidente Crocioni, è arrivata questa bella vittoria contro la Passa Tempese, la Coppa Italia di promozione è in bacheca, quali sono le tue sensazioni subito dopo il match? Sensazioni bellissime, è un pezzo che la inseguivamo, finalmente ci siamo riusciti, è veramente una cosa, dopo il campionato 3 anni fa in promozione abbiamo vinto la Coppa di promozione, quindi secondo me abbiamo fatto il massimo a livello di società, come si dice il double, l'abbiamo inseguito e l'abbiamo realizzato. Siamo contenti, dico un grazie a tutti, ai ragazzi, all'allenatore, a tutto lo staff, è veramente una gioia veramente forte, grazie. Siamo con mister Armando Carassai, mister, una vittoria davvero di prestigio quella di oggi, a parte tutto è una coppa che vi siete meritati ampiamente, soddisfazione grandissima per te e per i ragazzi, quali sono le tue sensazioni dopo questa bellissima vittoria? È una gioia immensa, io sono felicissimo prima di tutto per i ragazzi, perché avevo detto loro dopo aver vinto contro Potenza Picena che vinciamo questa competizione, tutti pensavano che ero matto, invece in realtà siamo riusciti nell'impresa e onore a loro, onore alla società, dedico questa vittoria ai miei genitori, prima di tutto, poi alla società e ai giocatori perché se la meritano. E penso che sia stato un successo storico perché da quello che mi ha detto il Presidente non era mai successo che l'Elverecia vincesse una coppa a livello regionale e siamo molto orgogliosi di questo e sono contentissimo per il gruppo perché sono ragazzi bravissimi, fantastici, meritano questo e altro. Non è stato facile avere la meglio di questa Passa Tempese, qualche episodio nel primo tempo poteva sbloccare la partita, siete stati bravi, soprattutto pazienti nell'aspettare l'errore, l'indecisione degli avversari nel punire, poi sofferenza fino alla fine perché quel pallone non voleva più entrare, ma grande gioia nel finale. Sì, hai esaminato bene la partita, abbiamo giocato una partita con una squadra forte, squadra che ha perso pochissimo il proprio girone, una squadra secondo me fortissima, che meritava la finale, meritava di vincere quando noi, secondo me, merito a loro, onore agli avversari, però penso che la vittoria sia stata meritata alla fine perché abbiamo fatto un'ottima prestazione e ci teniamo tantissimo. Adesso dobbiamo essere molto bravi a ricaricare le pile, domani un giorno di riposo per tutti, poi dopo domani ci riprendiamo. Riprendiamo gli allenamenti e che domenica c'è una partita importantissima per quanto riguarda i playoff a cui teniamo tantissimo per cercare di coronare la stagione nel miglior modo possibile. Siamo con mister Strappini, mister, è arrivata una sconfitta per la tua squadra in questa finale, come tutte le finali ci tenevate tantissimo a vincerla ma avete trovato di fronte oggi un Elverecina che vi ha concesso davvero poco. Credo il peccato maggiore per voi, il rimpianto maggiore sia sul primo gol dove avete concesso di troppo. No, è tutto vero quello che hai detto perché il primo gol che abbiamo preso era evitabilissimo, poi il secondo al 96esimo in contropiede poteva starci. Abbiamo fatto la nostra partita, sono contento di tutto il gruppo perché questa è stata una manifestazione in cui noi abbiamo dato prova che il gruppo lavora tutto compatto, unito. E abbiamo fatto sempre bene. Oggi abbiamo trovato una squadra importante, forte, che per questa categoria è una squadra veramente valida. E io comunque sono contento della prova dei ragazzi. Adesso dobbiamo pensare a fare l'ultimo sforzo per fare i prossimi 5 o 6 punti, quelli che servono in campionato per salvarsi. Faccio i complimenti alla Via Regina e faccio i complimenti anche ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita lo stesso. Perciò il calcio è questo, non è che si può sempre vincere. Perciò oggi andiamo a casa sconfitti. Allora Marco, a prescindere da tutto è stata penso una bella soddisfazione quest'oggi, una bella soddisfazione di squadra ma anche tua personale dopo una stagione un po' travagliata, stesso discorso per Andrea, costernata da parecchi infortuni, molti stop, nel momento giusto ti sei fatto trovare pronto. Ma sì, ma tanto se ti impegni e lavori sempre per raggiungere determinati obiettivi le soddisfazioni prima o poi vengono. È una grossa soddisfazione perché a prescindere che un trofeo semplice non sarà un campionato, però vincere una finale è sempre una delle cose più belle, il motivo per cui ti alleni tutti i giorni. Andrea, anche per te penso una grande soddisfazione, ti sei sempre fatto trovare pronto quando sei chiamato in causa, quest'oggi anche la gioia e la soddisfazione del gol che ha fatto esplodere tutti con la vittoria finale. Sì, sono contento del gol, ma soprattutto della vittoria. Un po' di entusiasmo metti. Cioè, segnato, guarda là che hai segnato. Della vittoria della Coppa, soprattutto perché per noi, per me, Marco, Edoardo, gente che c'era qui l'anno scorso, diciamo, è un piccolo sassolino alla scarpa e ci siamo tolti dopo la brutta parentesi che è successa l'anno scorso.
quindi una piccola rivincita, diciamo, e soprattutto per il presidente, per Giovanni Done e per tutta la gente che ci segue sempre, per Patrizio che sta sempre con noi, sempre disponibile. E quindi diciamo che ecco, questa è dedicata a questi esseri qua dentro che potete sentire. Poi il gol viene in secondo piano, comunque sono contento, dai. Arriva adesso il capitano Silvestre Capparuccia, foto di rito per lui con la Coppa. La Coppa Italia è dell'Elbia Recina. Va a salutare anche la terna arbitrale Capparuccia. E adesso la festa a bordo campo con i compagni di squadra. Alza la Coppa Capparuccia! L'Elbia la può sollevare al cielo e mostrare con orgoglio ai suoi tifosi. È davvero una soddisfazione comunque grandissima per questa società, l'aver prevalso in questa competizione che, come detto all'inizio della stagione, non riscuote particolare apprezzamento da parte delle squadre, ma che con l'andare poi dei turni diventa importantissima. Festeggiamenti di rito a bordo campo, la foto di gruppo e poi con il trofeo. Eccola qui la festa dell'Elbia Recina, davvero una grande gioia. Non è stato facile avere la meglio di questa passata imprese, ma l'Elbia che ha meritato nel complesso il successo. E se ne va il presidente Crocioni con la coppa tra le mani. È davvero tutto per noi qui da Montefano. Ribadiamo dunque, l'Elbia Recina ha vinto la Coppa Italia di promozione 2-0 in finale sulla Passatempese. Amici sportivi, buon pomeriggio da Montefano, finale finalissima della Coppa Italia di promozione Marche. Si affrontano quest'oggi l'Elbia Recina e la Passatempese. Una finale molto attesa, considerata anche la folta presenza di pubblico qui a Montefano, campo neutro ovviamente per questa sfida. Una partita che arriva in un turno di sorta infrasettimanale, con le due squadre impegnate nei rispettivi gironi del campionato di promozione. Passatempese nel girone A, quota 33 punti, al momento sarebbe salvezza senza passare dai play-out per la formazione osimana. Elbia Recina impegnata invece nel girone B con il quinto posto attuale in classifica, dunque piena corsa play-off per gli arancioneri di mister Carassai. Una Elbia Recina che oggi deve rinunciare allo squalificato Marco Aldi, dunque tocca a Di Crescenzo il ruolo di punta centrale in attacco per quanto riguarda gli arancioneri. Per il resto mister Carassai schiera una formazione di fatto analoga a quella che è scesa in campo nelle ultime due partite. Elbia Recina che attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo rispetto alla postazione centrale della tribuna del comunale di Montefano, maglia nera con numerazione arancione per l'Elbia, formazione in classica tenuta giallo-blu per la Passatempese. Da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, arbitro dell'incontro è il signor Boiani della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Amorello, anch'egli di Pesaro, e allievi di San Benedetto del Tronto. Match che sta per andare ad iniziare. Queste dunque le formazioni, partendo dalla formazione sorteggiata quest'oggi come ospite, ovvero la Passatempese, che schiera Moscoloni tra i pari, Di Chiara, Graciotti, Morra, Mandolini, Gianluca Mezzanotte, Busilacchi, Borgognoni, Gergo, Matteo Mezzanotte, Censori, e in panchina con mister Strappini siedono il secondo portiere Frellis, Tortoni, Maraschi, Omaggi, Madonna, Fiorella e Staffolani. Risponde l'Elbia Recina con Recchi tra i pali, Pagliarini, Montanari, Oxa, Capparuccia, Foglia, Perrella, Campana, Di Crescenzo, Badiali e Massini. A disposizione di mister Carassai il secondo portiere Farroni, Ascensi, De Angelis, Domizioli, Girotti, Mandorlini e Maccioni. Match iniziato da pochi istanti con il primo possesso di palla per l'Elbia Recina. Entriamo dunque subito nel vivo di questa finalissima di Coppa Marche. Buon lavoro qui di Badiali, salta due avversari, poi il pallone con l'esterno verso Montanari. Montanari va sul fondo, parte il cross, pallone leggermente arretrato, il colpo di testa di Campana, pallone che tocca il palo!
e se ne va sul fondo. Palla gol Eldia Recina, azione straordinaria della formazione di mister Carassai. Ancora Capparuccia, altro lancio centrale, palla che passa, attenzione a Perrella che mette a terra il pallone, aspetta rinforzi, mette all'indietro il destro di Campana, il pallone che passa a pochi centimetri dal palo di destra. Altra palla gol per l'Eldia Recina al minuto numero 51. Subito il rinvio profondo, poi a cercare compagni di squadra, arriva Perrella, attenzione, c'è Di Crescenzo, Di Crescenzo ancora il destro, gol! Marco Di Crescenzo! Elvia 1, Passatempese 0 al 56esimo minuto. La sblocca l'Elvia Recina. Gran gol di Di Crescenzo, pasticcio qui della difesa della Passatempese con Graciotti che lascia lì il pallone sull'arrivo alle sue spalle di Perrella che ci crede e a quel punto sfera che carambola dalle parti di Di Crescenzo. Prima conclusione con il destro respinta e poi sinistro al volo. Allontanare di prima intenzione, poi Capparuccia, cambio di gioco pregevole per Perrella che si invola verso la porta, Perrella, Perrella ancora, pallone che resta lì, Perrella lo controlla ancora, Perrella, la girata e la palla sul fondo dopo la deviazione sia di un difensore sia di Moscoloni. Arriva la conclusione di Maraschio, palla sulla barriera, poi allontana l'Eldia Recina e allora Mandorlini può lanciarsi in campo aperto. C'è Mandorlini solo sul secondo palo, Maccioni che lo accompagna, Mandorlini, Mandorlini, Mandorlini! ...2-0! E l'Eldia la chiude con il gol di Andrea Mandorlini al 95esimo minuto. Game over, la Coppa Italia è dell'Elvia Recina. Contropiede, contropiede micidiale di Andrea Mandorlini che non sbaglia davanti a Moscoloni ed è il gol del 2-0, un gol importante anche a livello personale per Mandorlini che ha vissuto una stagione tormentata dagli infortuni. Si prende il giallo, ma va bene così. Ed è una soddisfazione ovviamente enorme. Arriva il fischio finale, è 2-0 dell'Elvia Recina sulla Passatempese. L'Elvia Recina vince la Coppa Italia di promozione al termine di una partita combattuta, sofferta come sono tutte le finali, ma è una vittoria meritata per quello che si è visto in campo. Passatempese che ha provato con le sue armi ad opporsi all'Elvia Recina, ma alla fine la maggiore tecnica, il maggiore spessore tecnico dell'Elvia ha prevalso sulla fisicità dell'Elvia Recina, della Passatempese. 2-0 dunque i gol di Di Crescenzo e Mandorlini nel secondo tempo, ma un'Elvia che nella ripresa ha avuto almeno altre tre palle gol nitide per chiudere prima il discorso, ha dovuto aspettare gli ultimissimi istanti per